Allora, adesso lascio la parola al professore. Grazie di averci ascoltato. Tutto il tempo che vuole. Tutto il tempo che vuole. Andiamo a casa a cena, però. Grazie. In tanto certo mi sarà impossibile leggere il confronto con le cose straordinarie che abbiamo ascoltato, sia per i contenuti, sia per questo diapason emozionale che trasmette le esperienze interiori in qualcosa che risuona istantaneamente anche dentro di noi. D'altra parte sono convinto che su temi di questa importanza, su questi mondi della vita, queste Lebenswelt, come le chiamava Husserl, che si aprono oggi tra le fiamme divampanti del dolore, della sofferenza, dell'angoscia, della solitudine, delle identità aperte, la forma di vita femminile, come abbiamo ascoltato, ha certo voci, suoni, intensità, aperture superiori a quelle alle quali uno psichiatra, comunque, ciascuno di noi che non abbia questa diversità di genere, non può giungere. Senza questa premessa, certo, non sarei sincero. D'altra parte avete sentito come sia nella prima relazione come nella seconda sono infinitamente grato dell'invito che mi è giunto e che in qualche modo sopravvaluta anche quelle che sono le mie competenze, chiamiamole così un po' troppo trionfalisticamente, e anche quelle che sono le mie culture, le mie esperienze di vita. Ma una delle esperienze che ho sempre fatto, soprattutto nei lunghi anni in cui sono stato in questo manicomio femminile di Novara, mai sfiorato comunque dalla violenza, dall'aggressività, dalla negazione dell'altro, dalla comprensione di queste vite che nel momento in cui vengono divorate dalla sofferenza e dal dolore si fanno straniere, forse ancora più straniere che non quelle con le quali noi qui ci incontriamo, come quelle che abbiamo ascoltato, esposte con questa misura, con questa passione, e come ha scritto Leopardi, guai se la ragione non diventa passione, guai se i pensieri non si immergono nelle mareggiate senza fine delle emozioni che la rendono allora umana, che la rendono capace di oltrepassare i confini, le mura, le monadi, come abbiamo anche sentito qui, che ci separano dagli altri, chiusi in questi castelli kafkiani che sono le nostre identità. Nulla temo, allora io potrò aggiungere, né sul piano del calore bianco delle parole che abbiamo sentito, e nemmeno sul piano delle realizzazioni concrete che anche sono state esposte con questo senso anche del limite, del confine, di quella distanza psicologica che rende le cose che vengono espresse ancora più autentiche, ancora più affascinanti, ancora più degne, no? Di essere portate, sedimentate dentro ai vostri, al mio cuore e dentro anche alla mia memoria. Sapete come il drago dell'oblio scende vertiginoso, implacabile, inesorabile sulle cose che vengono dette, sulle cose che vengono ascoltate. Quelle che abbiamo ascoltato, certo,
mi auguro che sopravvivano, anzi sono sicuro che sopravvivano. Sono rimasto proprio profondamente commosso a ascoltare l'una e l'altra relazione, sì, integrative, ma comunque sulla scia di una comune, luminosissima, abbagliante partecipazione al destino, al dolore di chi comunque, essendo altro da noi, essendo solo, apparentemente diverso da noi, soffre comunque in maniera forse inconfrontabile con chi come noi ha una patria, con chi come noi anche vive in comunità più stabili e più comuni. Il titolo, che è bellissimo, proprio perché non è farina del mio sacco, mi indurrebbe a proporre queste mie riflessioni lungo tre sentieri, i sentieri del lago di cui ha scritto Ingeborg Bachmann, ancora una testimonianza femminile. Ingeborg Bachmann ha scritto testi splendidi, è morta suicida, e anche questo è un elemento che contraddistingue ogni vita, ogni esistenza che si svolga sul piano della stranierità, cioè dell'estraneità, dell'alterità non compresa da parte del mondo, da parte della Lebenswelt in cui tutti noi certo viviamo, ma soprattutto le donne, e non sono qui a fare l'apologia del femminile, chiaro, vivono in forme senza dubbio più acute, più appassionanti, più altere, se volete, ma di quella che è la luce che si nasconde in qualunque esperienza, che non voglia essere banale, che non voglia essere soprattutto logorata dalle parole di ogni giorno, che sono in genere destituite di quell'anima senza le quali le parole che dite voi, quelle che diciamo qui noi oggi, apparentemente separati da voi, ma in realtà accomunati anche da questa partecipazione che si coglie così intensa nel silenzio che parla. Sapete, insisto sempre su questo, parlano gli occhi, questi portavoce dell'anima, come li chiamava Proust, e parlano gli sguardi, i silenzi, anche il modo con cui si ascolta. Tre sentieri, allora il primo, più semplice, più breve anche, su che cosa possa essere questa psichiatria fenomenologica, che in fondo ancora oggi è un'araba fenice, perché tutti ne parlano, però poi sapere esattamente che cosa sia è impossibile anche definirla da parte di uno psichiatra, e forse a maggior ragione coglie, e magari ci riescono a cogliere meglio coloro che psichiatri non sono, in che misura quella che chiamiamo psichiatria fenomenologica si distingue dalle altre possibili psichiatrie, perché non c'è una sola psichiatria, lo sapete bene, ci sono infinite psichiatrie, o perlomeno ci sono psichiatrie con satelliti che si muovono vertiginosamente, senza fine. Il secondo segmento, secondo sentiero, che cosa la psichiatria fenomenologica può dire in ordine al tema, al problema che è stato esposto con questi due aspetti così sconvolgenti, così stregati, come sono quello, il primo della interpretazione, se volete, spirituale, se volete, mistica, che abbiamo ascoltato nella prima relazione. E anche qui io
penso che non ci sia esperienza religiosa sia in noi, sia quando cerchiamo di esprimere quel poco, quel tanto di esperienza religiosa che vive in noi, che non abbia in sé tracce mistiche intese come tracce di qualcosa che oltrepassa quello che i nostri occhi vedono apparentemente, che la realtà, la terrestrità di ogni giorno, e che forse, come ha scritto un grande psichiatra, un grande romanziere per la verità tedesco, Hermann Brock, e qui sfioriamo già uno dei temi che abbiamo ascoltato, solo gli occhi bagnati dalle lacrime riescono a cogliere davvero l'indicibile del dolore, l'indicibile della sofferenza, l'indicibile di questo richiamo silenzioso di aiuto che talora è tanto più lacerante quanto meno viene espresso. Il secondo sentiero, dunque, che cosa una psichiatria fenomenologica può dire in ordine alla relazione fra la nostra identità e l'identità dell'altro, che nella misura in cui è un'identità diversa dalla nostra diventa appunto alterità oppure diversità, che non potremmo forse teoricamente assimilare, identificare l'una nell'altra. Insomma, infinite psichiatrie, d'accordo, in fondo due grandi circoli di ermeneutica psichiatrica, quella che vede nella psichiatria, in quelli che sono i disturbi, i sintomi di quelle che riteniamo essere esperienze psicopatologiche, ritengono che la loro insorgenza, la loro evoluzione e anche la loro cura non possa se non essere considerata di natura neurobiologica, di natura cioè completamente estranea a quelle che possono essere invece le influenze psicologiche, sociologiche, umane, spirituali, alle quali invece si richiama quest'altra area psichiatrica che chiamiamo appunto l'area della psichiatria fenomenologica. Dirò subito che non è che si debbano guardare a queste due psichiatrie come se l'una fosse superiore all'altra, come se chiunque segua in particolare questa prima psichiatria, che apparentemente certo è la più difficile da accettare, perché ricondurre, io non so cosa ne pensiate voi, ma comunque ricondurre il dolore, la sofferenza, la tragedia del dolore ad una semplice disfunzione neurobiologica, cerebrale, anche se parlare di queste cose, soprattutto in psichiatria, grande importanza alle parole che si dicono. Follia e pazzia indicano apparentemente le stesse cose, però in voi, ma anche in particolare in chi di psichiatria non si interessa, già questo o quella parola desta sensazioni e risonanze profondamente diverse. Questo poeta tedesco, Clemens Brentano, ha scritto che la follia, non certo la pazzia, anche se apparentemente è la stessa cosa, ma perché l'una contrasta con l'altra, che la follia non è se non la sorella sfortunata della poesia. Ecco, magari salvate questa immagine, questa metafora, che non è una metafora retorica, ma che corrisponde ad una delle dimensioni profonde, discutibili, certo, con cui però si riesce a capire meglio, o perlomeno a capire qualcosa di quello che si muove
nei tramonti lacerati del dolore, che sono quelli che insorgono in noi istantaneamente quando la follia scenda nel nostro cuore, come mai uno psichiatra o comunque questa psichiatria, per capire qualcosa di quello che avviene nell'anima, nell'interiorità di chi sta male, se serve la poesia o se serve la filosofia. Intanto la psichiatria è nata in Germania, è continuato a esserci in qualche modo sigillata dalle altezze teoriche e umane più alte, salvo nei 12 anni di tragica devastazione umana e spirituale che hanno caratterizzato gli anni del nazionalsocialismo. Bene, questa psichiatria ritiene, ha ritenuto sempre, che essendo l'oggetto della psichiatria fenomenologica, non i comportamenti delle persone che tutti vediamo, ma che cosa? La interiorità delle persone, la soggettività delle persone, come abbiamo ascoltato anche, la intersoggettività delle persone. La psichiatria oggi del resto dominante, ripeto, che considera i disturbi psichici più o meno come conseguenza di qualche malformazione cerebrale, non ritiene che si debba perdere il tempo ad ascoltare i pazienti. Questa tesi è stata espressa anche da uno psichiatra che ha scritto anche cose bellissime, tedesco questa volta, Kreperin, il quale appunto ha detto che ma che senso ha perdere il proprio tempo ad ascoltare persone che dicono cose assurde, che dicono cose insensate, senza contare che non sono insensate, che non sono assurde, ma che comunque che sono così diverse da noi, che senso ha che debba cercare faticosamente di perdere il mio tempo preziosissimo nel cercare di intuire, di capire che cosa si muova negli occhi o comunque nella disperazione, e anche a volte quali contenuti umani ha questo sintomo che apparentemente è come i deliri o le allucinazioni, no? Sembrano essere sintomi senza senso, ma che se sapessimo invece, se sappiamo, siccome disperatamente cerchiamo di capire che cosa si nasconda dentro ad un sintomo che comunque fa parte della condizione umana, perché certo c'è una differenza, oggi viviamo in un'epoca animalista, d'accordo, ma se non c'è una differenza radicale, assoluta, implacabile tra quello che accade dentro il regno animale e dentro il regno umano, è proprio questa, che la follia fa parte, un retaggio doloroso, se volete, lo sapete, straziante, soltanto della condizione umana. E allora, in un contesto di psichiatria fenomenologica, i disturbi psichici invece, chiamiamoli così, che è una terminologia meno logorante, non so cosa ne pensiate voi, non so come queste mie parole, quali risonanze le mie parole dicano a voi, perché anche questo è un aspetto fondamentale della psichiatria fenomenologica, che vale poi anche a, forse in maniera ancora più drammatica, quando ci incontriamo, incontrate con questi mondi che non sono i mondi della follia, ma sono i mondi della stranierità, i mondi di chi abbandona terre lontanissime, di chi giunge con questa esperienza del tempo, delle navi che non arrivano mai, del viaggio che non finisce mai, no? Gli aspetti interiori della vita umana sono certo presenti sia in questi stranieri dentro di noi, che sono soprattutto quanti, ma quanti di noi non soffrono di malinconia, di angoscia, di disperazione,
forse ha scritto una volta Kurt Schneider, che è uno dei grandi maestri della psichiatria, ascoltatemi, dovremmo spaventarci se noi mai nella nostra vita abbiamo sentito le orme o anche a volte le spine, perché sono legate, le spine della malinconia, le spine della tristezza, a volte anche le spine, Simone Weil ne ha parlato, le spine anche di una vita che abbia perso il suo senso. Ho dunque detto, le psichiatrie sono molte, c'è una psichiatria neurobiologica che risolve tutto, con argomenti che oggi sono certo potenziati da questi grandi progressi, da queste avanzate rivoluzionarie delle neuroscienze, no? Ecco, comunque, questa è una psichiatria che certo col tema, con la profondità, con la drammaticità, con la inerme, indifesa condizione umana di chi vive una stranierità, appunto, che non è quella della follia, comunque non hanno niente a che fare. Nella psichiatria invece fenomenologica, nella quale i disturbi psichici sono considerati come disturbi della comunicazione, sentite anche come linguaggio, che diversità assoluta, quasi sconvolgente, da una parte lesioni encefaliche, dall'altra invece i disturbi psichici, per essere capiti, e soprattutto per determinare noi, così come ogni straniero che noi incontriamo può destare in noi risonanze aperte alla comprensione, oppure se siamo divorati, l'abbiamo ascoltato anche qui, con queste parole splendide che ripeto, mi hanno, le une e le altre, mi hanno diversamente commosso, anche perché voi capite che queste cose si possono dire solo quando sentono, le maschere le portate voi come le porto io. Ma le parole, queste creature viventi, sono incapaci di mentire se si lasciano anche solo in qualche modo trasparire, ecco, una emozione che sia sincera, che nasca dal cuore, che nasca dal silenzio. E la cosa che differenzia ancora più radicalmente la prima dalla seconda psichiatria è questa, che cambia il modo con cui nella prima psichiatria si guarda ad un paziente, lo si guarda come se fosse un corpo malato. Ahimè, temo a volte, abbiamo sentito parlare di reificazione, no? Come una cosa da rimettere a posto con i farmaci. Con questo, ripeto, è una forma seria, rigorosa, scientifica di come si possa vedere questa realtà dilemmatica, questo mistero in fondo, non sono enigmi, che gli enigmi si possono risolvere, ma invece questo mistero, che è il mistero della follia. Invece in questa parabola semantica oscura, che non sempre anche, forse anche io adesso, non so se riesco a rendere chiara, fino in fondo, che è quello della psichiatria fenomenologica, i grandi temi che abbiamo ascoltato, tema dello straniero, tema dell'identità, il tema dell'alterità, il tema della diversità, sono al centro, sono al cuore di ogni possibile incontro, di ogni possibile dialogo, di ogni possibile relazione, perché quando Ludwig Binswanger, che è questo grande psichiatra svizzero che ha cambiato il mondo della psichiatria, che senza arrivare a quelle immagini di Clemens Brentano, ha saputo però cogliere, riscoprire o inventare anche le radicali fondazioni umane della follia. Dentro la follia, dentro questa stranierità, non dimenticatelo, c'è quest'anima umana che non è diversa dalla nostra, che è altra dalla nostra solo perché non appartiene a noi, ma anche l'alterità
per rendere la nostra identità più viva e più creatrice e più aperta a cogliere le identità degli altri, dovrebbe in qualche modo incorporare, abbiamo ascoltato l'unico senso lì, inserire dentro di noi delle tracce di tutte quelle conquiste, se volete, umane e psicologiche che l'alterità degli altri ha in sé e che ci trasmette e che ci, in qualche modo ci tramanda, perché non siamo monadi. Questa intermonadologia leibniziana non c'è bisogno di averla studiata a fondo, perché ha in queste forme espressive un'immediata capacità di espressione. Dunque cambia profondamente e radicalmente il modo con cui il paziente viene incontrato. Se uno psichiatra resta prigioniero dell'identità che gli viene, dagli studi che ha fatto, dalla professione che ha fatto, dalle conquiste che ha fatto, anche dalle guarigioni ottenute farmacologicamente, che non sempre comunque sono guarigioni che si ottengono soltanto farmacologicamente, ecco, da questo atteggiamento esce radicalmente, profondamente, l'atteggiamento che si ha in un contesto relazionale come quello che costituisce tanti volti, tanti aspetti entrano in gioco quando si parla di queste dimensioni un po' oscure, no? Che magari non sono neanche, anzi non sono affatto neanche di moda. Psichiatria fenomenologica significa ricerca disperata di quello che ci unisce agli altri. Ricerca disperata di oltrepassare i confini della nostra identità, sfondarli, se volete, per aprirli ad una comprensione che non può essere profonda, che non può essere radicale, anche la vostra, anche la mia, a maggior ragione, perché appunto questa comprensione, questa immedesimazione, questa partecipazione, queste emozioni, queste virtù, lo ha scritto anche un filosofo estremamente serio, cioè Roberto Bobbio. Ci sono delle emozioni che sono elettivamente femminili, e se l'ha scritto lui posso dirlo anch'io tranquillamente. E le emozioni, queste emozioni, Roberto Bobbio ha parlato della mitezza, ma io aggiungerei anche la gentilezza, aggiungerei anche la letizia, poi magari loro mi smentiranno con la gentilezza che hanno in loro, con la tenerezza, alcune. Norberto Bobbio ed Eugenio Borghi, quindi un grande filosofo e uno psichiatra che vive così in provincia. E allora la relazione sta in piedi solo nella misura in cui ciascuno di noi, nelle relazioni che abbiamo con chi sta male drammaticamente, nelle relazioni che ciascuno di noi ha l'una con l'altro, perché il problema della relazione prescinde dal fatto che sia così difficile, così profonda, così acuta come quando avviene con chi sta male, ma comunque si riproduce, e in questo la psichiatria fenomenologica in qualche modo allargato i confini della comprensione dell'altro, dell'immedesimazione e dell'introspezione. Non c'è relazione, non c'è comprensione dell'altro, tanto più se questo è straniero, se sulla scia anche delle cose che ha scritto Edith Stein, non so se abbiate letto qualcosa di lei, oppure anche un libro più semplice, però dotato di questa enorme, rivoluzionaria capacità di cogliere il valore della relazione e anche poi il sigillo quasi ontologico della femminilità, cioè Tillesum, in queste pagine miracolose che ha scritte in mezzo alla violenza più disperata, dinanzi alla morte che colpiva spietatamente,
faceva salire, no, centinaia, migliaia di persone su questi treni che portava ad Auschwitz, ecco, perfino in lei questa misteriosa capacità di cogliere qualcosa che nonostante tutto si nascondeva persino in chi ordinava agli ebrei, a lei l'ordinato di salire su questi treni, cose queste che riescono certo a Einstein, a Teresa di Calcutta, cioè persone che oltrepassano ogni nostra possibile sensibilità, che però restano là come mete, io direi si leggano anche, e anche come notti oscure dell'anima, nelle quali non è possibile non cadere anche da parte vostra, da parte nostra, quando anche solo si riflette o si parla di queste cose. Queste le due psichiatrie. Mi direte, ma come fa a dire che sì, che magari nel modo di realizzarsi della psichiatria fenomenologica ci siano modi più umani, ma in ordine alla scientificità, in ordine agli orizzonti di cura della psichiatria neurobiologica o di quella fenomenologica, che cosa dice? Non ne parla. Si inizia a dire che la ragione sta da una parte e i torti stanno dall'altra. La sola cosa che possa dire io è questa, che in Italia abbiamo avuto la dimostrazione, grazie al pensiero che è stato originariamente il pensiero delle fondazioni teoriche della psichiatria fenomenologica, che poi Franco Basaglia ha in qualche modo incarnato in una concreta, rivoluzionaria forma di cura, per cui da pazienti, beh, anche a Novara, quando siamo arrivati noi, benché non avessimo certo carisma rivoluzionario di Basaglia, ma per gli aspetti più teorici, Enrico Morselli, per quelli in qualche modo diversi dai miei, che venivo da una clinica psichiatrica universitaria come quella di Milano, dove c'era stato anche Morselli, abbiamo capito subito che dal modo con cui i medici guardavano negli occhi i pazienti, dal modo con cui le infermiere, che però anche lì con una rivoluzione culturale quasi vertiginosa e allucinante sul piano della rapidità nei confronti dei loro colleghi maschili, per cui se voi entravate nell'uno o nell'altro ospedale, in quello femminile che era il nostro, in quello maschile, si entrava in due mondi completamente diversi, ma nemmeno per colpa del fatto che i medici di là, chiamiamolo così, vivevano una psichiatria in senso più scientifico, cioè più biologico, ma perché la follia femminile è una follia, l'ho sempre detto, ho sempre scritto, se qualcuno magari mi ha sentito dire ma qui ripete sempre le stesse cose, non sono le stesse cose, dico, perché poi le stesse cose dette, come sapete, in contesti diversi, cambiano completamente il loro significato. Questo quando siano cose essenziali. Certo che se mi metto a parlare delle partite di football posso fare distinzioni, così, tutto quello che volete, ma non cambia il modo, la concezione, la percezione di quello che accade. Bene, in questo piccolo nostro ospedale psichiatrico femminile, cambiando l'atteggiamento dei medici, delle infermiere, è cambiato profondamente e radicalmente il modo con cui i pazienti vivevano. Lo sapete, cioè, qui ci sono molte persone giovani alle quali se riuscissimo ad aprire qualche arcobaleno di speranza sulla dignità della psichiatria, certo avrei, almeno per quanto mi riguarda, accolto l'invito temerario che in particolare l'assessore Anna Maria
Mellone ha voluto rivolgermi, insomma, dal cambiamento di atteggiamento dei medici, delle infermiere, dei volontari che c'erano, è cambiato il modo con cui le pazienti vivevano la loro sofferenza, sono cessate quelle terribili forme di violenza di cui si parla poco, che sono quelle della contenzione. Ho parlato qui a dicembre, quando c'è stato il congresso, il convegno sulla geriatria, destando probabilmente risonanze negative, perché a volte amicus platos et magis amica veritas, no? Occorre dire le cose come stavano e come stanno, perché anche questo tema non è estraneo al samaritano che si ferma o al fariseo che passa senza guardarlo negli occhi, correndo il rischio, non nemmeno interessandosi del fatto che quella persona morisse. Non è soltanto un cambiamento di atteggiamento, è un diverso modo di vivere la malattia e di considerare anche la morte di una persona estranea. Non ci interessa la morte di una persona famosa, di una persona cara, a maggior ragione, insomma, desta in noi sensazioni, emozioni molto ben diverse. Sono cessate le contenzioni. Queste pazienti che stavano legate, queste giovani presenti, non si paventino, che stavano legate di giorno con la catena su delle panche per evitare che aggredissero, quando invece liberate dalle contenzioni, liberate dalle catene, accolte come persone, nella loro alterità, nella loro diversità, e cogliendo in questa alterità e in questa diversità emozioni, sensibilità sconvolgenti, certo più vive, più nobili, più arcane, ecco, che non quelle di chi curava, sia pure non per dalla fede, ma accecati dal pregiudizio, che è un'altra delle condizioni per le quali, se noi siamo divorati o spaventati comunque dai pregiudizi, è ovvio che mai riusciremo a superare l'abisso che comunque separa ciascuno di noi, l'identità che abbiamo, da quelle che sono le identità degli altri, le identità straniere. Dunque, perché solo se le identità si aprono, si pestano, le nostre, troviamo allora modi per poter cogliere aspetti delle identità degli altri che altrimenti ci sfuggono. Di questo però comunque parlerò concludendo il mio discorso. Insomma, la testimonianza che ci dice come... Pensate che con tutte le leggi fatte in Italia, quelle realmente rivoluzionarie sono poche, questa legge di riforma psichiatrica è la sola che abbia saputo dimostrare come da una relazione possa nascere un cambiamento radicale, profondo, rivoluzionario nel vivere e nel morire, sia di chi curava, sia di chi cura e sia di chi viene curato. Vorrei anche sperare che questi temi diversi, come sono quelli che sto esponendo adesso io, vengano appunto correlati con quelle due relazioni che abbiamo ascoltato. E allora, la psichiatria fenomenologica in corpore vili, in contesti senza dubbio più faticosi, più dolorosi, più strazianti, comunque ripropone, per salvare quella che è la dignità della persona, quella che è la stranierità di una persona, che nel momento in cui viene a soffrire anche solo di una
depressione banale di una malinconia che Aristotele, fra l'altro, aveva detto che, anche Simone Weil, che non c'è creazione, e Leopardi, che non c'è creazione senza malinconia. Ancora oggi la stranierità, chiamiamola così, di chi vive un'esperienza di sofferenza psichica è quasi, certo non è minore di quella che è la, di quello che è l'allarme, di quella che è la paura che viviamo, e anche qui entrambe le relazioni che mi sono anche di grande aiuto, perché uno dei pochi meriti che mi attribuisco è quello di essere, consentitemi questa forma così conversazionale, no? Di parlare, perché anche proprio non essendo tantissimi si dicono cose che in assemblee troppo vaste, belle o brutte, le cose che si ascoltano comunque hanno un'altra tonalità, hanno un altro timbro. Bene? E allora questa relazione che si salva, che muore, fra chi cura e chi è curato in psichiatria, riproduce, riflette in sé in fondo dei modelli che dovremmo salvare se vogliamo cercare di cogliere che cosa è vivo, che cosa vive nel cuore, nell'anima, nella mente di persone che magari mendicanti, con i quali a volte la fretta così nemmeno ce li fa guardare negli occhi, nemmeno ci fa capire che comunque la condizione sua che chiede qualcosa tocca una dignità superiore a quella nostra, sia che rispondiamo a chi ci chiede, oppure sia che ne rifugiamo anche solo magari prigionieri della fretta. Psichiatrie, allora, la psichiatria neurobiologica, quella scientifica, con tutti i suoi meriti, psicofarmaci ad oltranza, la psichiatria fenomenologica, non certo l'anatema sit sugli psicofarmaci, perché sono un medico, quindi anche questo devo dirlo, solo che un conto è, secondo noi, dare un farmaco in un contesto relazionale fatto essenzialmente di ascolto, perché la terapia psichiatrica tutto sommato si riassume nella capacità di ascoltare. Ascoltare significa però impegnarsi in un dialogo senza fine con le parole che vengono dette, che devono essere interpretate, ma anche col silenzio delle parole che vengono dette, partendo sempre poi dalla constatazione che chi sta male, qualunque paziente venga da uno psichiatra, qualunque straniero venga da voi, qualunque volontario si confronti con queste persone che divorate dal dolore, dal terrore, dall'angoscia, dal cambiamento di pace, da questi viaggi. Già fare un viaggio e morire in quelle condizioni è tale un'esperienza di sofferenza umana che dovrebbe, io credo, ecco, anche quella essere considerata come un martirologio, anche se non di quelli di cui noi oggi, certo, alla luce della fede cristiana, per chi c'è, certo, ma che non è che uno spartiacque, ovvio, no? Ecco, l'ultima parte di questa mia conversazione un po' anomala, non so quanto accettata o comunque quanto accettabile, però ciascuno segue le ispirazioni che nascono così dall'atmosfera e dagli stati d'animo. Gli stati d'animo, i vostri, i nostri stati d'animo cambiano il mondo in cui noi viviamo. I nostri stati d'animo, è la terza parte questa, i nostri stati d'animo sono anche tali per cui
ci illudiamo se noi riteniamo di essere portatori di identità stabili e non di identità aperte, perché le identità pietrificate sono identità sorde, sono identità che non dicono nulla. Ogni identità si deve rompere per poter consentire di capire qualcosa, ne c'eravamo prima, dell'identità dell'altra. Ma l'identità è solo un mito, ritenere che noi si sia accompagnati appunto da una identità permanente. Quante metamorfosi accadono dentro di noi, dentro questa cornice dell'identità che ci fa ritenere italiani, buoni o cattivi o generosi. Dentro di noi i sentimenti cambiano, gli stati d'animo cambiano e non è possibile frenarli, è possibile controllarli, ma le emozioni nascono come sanno, quando vogliono, se ne vanno quando vogliono. Ed è questo, appunto, è della loro ricchezza che rende le emozioni femminili in qualche modo anche più creatrici, perché sa ascoltare di più le proprie emozioni, perché anche la identità, per poterla capire e cogliere fino in fondo, deve essere interiorizzata. Rilke, conoscete le poesie di Rilke? C'è qualcuno che le legge? C'è qualcuno? Male. Le poesie di Rilke sono fra le poesie più strazianti che ha scritto, tra l'altro dicendo che il senso, comunque, le capacità che noi abbiamo di entrare in contatto con gli altri, le capacità che noi abbiamo di cogliere fino in fondo che cosa ci dicano gli occhi, gli sguardi delle persone, i gesti. Non pensiate che in psichiatria la diagnosi nasca soltanto dopo che la paziente o un paziente abbia descritto, narrato le sue sofferenze, le sue angosce. La diagnosi nella maggior parte dei casi si fa se si hanno occhi, appunto, e slanci del cuore, anche solo guardando gli occhi di una persona, anche solo guardando nel modo con cui ti guarda, nel modo con cui si siede, nel modo in cui ti saluta, nel modo in cui sorride. Questo sorriso che aggiunge un filo alla tela bellissima della nostra vita e che talora, come ha scritto Antonio Pozzi, un'altra delle poetesse per le quali io ritengo che la psichiatria debba vivere di lei, di quello che ha fatto. Suicida anche lei, naturalmente, 26 anni. Questa la conoscete? Ecco, cioè anche qui non solo, certo, poesia femminile, perché c'è Goethe, c'è Rilke, no? Poi Mozart, Beethoven, Schoenberg, per chi ami anche la musica. Bene, Rilke ha scritto che si può capire fino in fondo cosa accada nel mondo degli altri, nel mondo dei sentimenti, soltanto se siamo capaci di trasformare le esperienze esteriori che noi facciamo in esperienze interiori. Tema forse complesso, tema forse meneutico, difficile, però qui colgo occhi almeno, occhi attenti, occhi generosi, e sono anche infinitamente grato di questo. E allora, per non superare l'ora che mi ero prefigurato, anche se resistete o ho chiuso il mio discorso? Ancora 5 minuti. Sì. Sono 3/4 d'ora, non sono comunque
chilometrici, ma anche qui ciascuno di voi e ciascuno di noi, cioè di chi parla, beh, anche questo conta, l'esperienza del tempo è diversa. Distinguete il tempo dell'orologio, questi 45 minuti, no, sono 50, e il tempo interiore. Il tempo interiore, ciascuno di voi, anche me, a volte cammina come una tartaruga. E allora è il segno che le parole che diciamo, che dico, e le parole che ascoltate voi, sono parole vuote. Oppure il tempo dell'orologio va avanti allo stesso modo, così come capita. Il tempo invece interiore a volte cammina come una gazzella. E quando il tempo interiore cammina come una gazzella, è il segno allora che le nostre parole vengono, trovano una qualche eco, una qualche risonanza. Nell'incontrarsi comunque sempre con chi c'è straniero occorre rimettere in discussione fino in fondo, riassumo, la nostra identità, renderci conto che dobbiamo spezzarla, renderci conto che è soltanto un'astrazione ritenere che ciascuno di noi viva in una interiorità stabile. Bisogna romperla, bisogna aprirla, bisogna in qualche modo metterla in gioco in una relazione che si confronti con l'identità dell'altro. Perché prima dell'alterità sta la identità dell'altro con la quale noi entriamo in contatto. Mi seguite? E se noi non riusciamo a oltrepassare, a rompere quelle che sono le barriere che circondano le nostre identità e le identità dell'altro, che sono poi identità costruite sui sentimenti, sui pensieri, è ovvio che anche le nostre relazioni si impoveriscono. E chi sta male, ripeto, chi viene da terre straniere e si accompagna ovviamente ad un'esperienza del tempo che è diversa dalla nostra, che si accompagna fatalmente al dubbio, alla preoccupazione, all'angoscia, alla disperazione di essere, essendo diversi, di essere in qualche modo segregati, di essere oggettivati. Insomma, dall'introspezione, da un'analisi interiore che dovremmo fare sempre ogni volta che abbiamo colloqui o relazioni significative, sia che queste si abbiano con persone straniere, sia con queste che si svolgono nella vita quotidiana di ogni giorno. E la psichiatria fenomenologica in questi ultimi 50 anni in Germania da tempo si è proprio inserita come uno dei modi con cui aiutare a rendere le relazioni umane più umane proprio nella vita quotidiana di ogni giorno, non solo in quello che è il destino della psichiatria come incontro con la follia e con la sofferenza. E allora concludo dicendo questo mio cammino su questa zattera esposta ai venti delle intuizioni che magari non arrivano, ecco, intendeva solo in qualche modo temerariamente fare un cammino lungo i sentieri che sono abissi, lungo gli abissi della interiorità, della vita interiore, non di quello che noi vediamo con gli occhi sensoriali, ma di quello che noi vediamo con gli occhi dell'intuizione, con gli occhi della speranza. Se sappiamo guardare dentro di noi, certo, tanto ci conosciamo meglio, è stato detto anche dall'assessore, con questa sua capacità estrema di legare insieme il dato, per così dire, politico con la forza vibrante dell'anima che trasforma la
politica allora, da me era tecnica invece a modo aristotelicamente, no? Di cambiare il mondo, delle cose come lei stasera ci ha dimostrato. E allora cammino lungo i tre laghi, si è chiuso, resta solo il cammino lungo gli abissi della nostra interiorità, la fatica di guardare dentro di noi, la fatica di non leggere soltanto cose, ma cose che aiutino a capire meglio quali siano le nostre speranze, le nostre attese, le nostre simpatie, le nostre antipatie, perché guardare dentro di sé anche è faticoso, è antipatico, perché a volte cogliamo in noi sentimenti, odio e amore del resto sono sempre collegati, che ci spaventano. Ma se non partiamo da questa premessa, da una capacità, dallo sforzo continuo, disperato di guardare dentro di noi, allora se non conosciamo noi stessi, certo, meno profondamente, meno radicalmente, meno passionalmente, conosciamo che cosa c'è in chi è straniero, in chi è straniero per la malattia, per la depressione, è straniero per chi è handicappato, perché anche l'handicap in fondo è una di queste esperienze di vita nelle quali ho colto tali vertigini di ricchezza e di generosità da prendermi alla gola. E allora questo lungo cammino, lungo la interiorità, intende dire senza introspezione non c'è immedesimazione, senza passione leopardiana che trasformi la ragione, indispensabile, certo, in strumento di conoscenza, forse siamo testimoni meno attendibili di quello che invece dovremmo essere dinanzi al dolore, alla sofferenza che sono il destino vivo di ciascuno di noi. Grazie.